ma su Scurigat Rouge, al tramonto del sole, loro sbarcano, volevano sorprendere la città alle spalle. Due soldatini facevano la guardia, la nebbia saliva leggermente da terra e copriva tutto quanto, la nebbia, il buio, la pioggia. I soldati dormivano nelle tende, pronti all'attacco. Pioveva moltissimo. A un certo punto questo soldatino francese si sente tirare per la giacca. Si ferma. Chi va là? Fermi o sparo. Chi va là? Nessuno risponde. Sente un rumore alle sue spalle e spara. Po'! I francesi, sentendo questo colpo, dicono: stanno attaccando, escono fuori dalle tende, ma nella nebbia, in mezzo alla pioggia, non vedono niente e cominciano a sparare. Po! E sparano e si sparano gli uni con gli altri. Po! Po! Sono arrivati i sardi! Po! 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 Scappiamo! Sono di più di noi! Ci stanno ammazzando! Salgono sulle scialuppe. Le scialuppe che avevano i sardi e i francesi, a un certo punto vengono investite da un'onda anomala che all'improvviso, questo è successo davvero, gli ha capovolto le navi. Alcuni sono sopravvissuti, un fulmine ha colpito la nave, una delle due navi che è affondata, si è incendiata. Gli altri sono saliti sulla nave e sono scappati e la rivoluzione francese se n'è andata. A fare il miracolo era stato Sant'Efisio, che aveva mandato via i francesi. Peccato. Thank you.
Eh sì. Chissà se è vero che Sant'Efisio davvero aiutò i cagliaritani. Fatto sta che circolò in quegli anni un libercolo dove c'era scritto Miracolo di Sant'Efisio, scritto da Monsignor Melano. Un libro che veramente esiste, che si può trovare in diversi punti d'Europa, che racconta appunto il miracolo contro i rivoluzionari francesi. E i sardi vennero presi, presi in esempio da tutte le corti d'Europa, dicendo loro sì che hanno avuto il coraggio di ribellarsi a questi facinorosi che portavano queste cose, libertà, carità, fraternità, puzzi puzzi. Insomma, comunque, fatto sta che i sardi, quei 4.000 sardi, servirono da pretesto per gli stamenti per scrivere una lettera al re, nella quale si chiedevano cinque cose, insomma, una delle quali era per esempio di far riunire gli stamenti, cioè il Parlamento sardo, che non si riuniva dal 1698, cioè era ancora spagnolo l'ultima volta che gli stamenti si erano riuniti. Quindi chiedevano di potersi riunire per alcune decisioni, chiedevano un ministero sardo a Torino, chiedevano di avere insomma, qualcosina in più, qualche segreteria, cose che si usavano allora, insomma, segreterie così, di avere qualche posto di potere, però sembrava che questo re non rispondesse. Bisogna dire la verità, non era così così mischino, era un Savoia, e quindi c'erano problemi, e aveva il Granieri come ministro, il Granieri aveva sposato una cagliaritana e odiava i sardi, non so se per colpa della moglie o no, comunque odiava i sardi, e aveva intercettato questa richiesta inviatagli. E quindi allora cosa si decise? Decise di partire con un colpo di mano di nascosto. I rappresentanti degli stamenti sardi decisero di partire verso Torino. Torino era il capoluogo, quindi bisognava andare lì a parlare con lui. Guidati da Gerolamo Pizzolo, era un uomo rivoluzionario, un uomo che aveva combattuto, decisero di partire una decina di rappresentanti e partirono a Torino. Quando si accorse Monsignor Balbiano che questi non c'erano, perché per partire bisognava avere il permesso allora, allora cosa fa? Scrive una lettera e dice, a priori, non è vero. Qualsiasi cosa dicono, non è vero. Così il Granieri intercetta questa lettera, lui va, il Pizzolo con la delegazione, si fa ricevere dal il ministro, il quale ministro dice, sì, noi vorremmo parlare col re. Cosa dovete dirgli? Abbiamo delle cose che dobbiamo dirgli, le dobbiamo dire solo a lui. Bene, tenetevele. Il re vi parlerà quando sarà disponibile. Nel frattempo, il re aveva mandato un sacco di premi per la guerra contro i francesi a tutti quelli che stavano dentro il castello, cioè a tutti i piemontesi che non avevano fatto assolutamente niente. Perché allora succedevano queste cose, che le persone che non meritavano venivano premiate, era un'abitudine di allora. E così i sardi si arrabbiarono ancora di più e dissero, ma questi ci stanno prendendo in giro, cioè noi siamo andati, abbiamo combattuto, sono morti i nostri uomini, questi se ne sono stati lì al castello, al caldo, avevano da mangiare, avevano da dormire, noi abbiamo combattuto, rischiato la vita per mesi e premi a loro e non noi. Non va bene assolutamente. E c'era molto malumore. E le persone si incontravano fra di loro e cominciavano a parlare. Un'abitudine che i sardi allora non avevano era quella di parlare fra di loro e mettersi d'accordo. Non riuscivano mai a mettersi d'accordo, anche questa è un'abitudine di allora. E così si parlavano. Si andava a casa di un certo Giovanni Maria Angioi, che era sempre rimasto moderato comunque. Lui diceva venite a casa e parlate. Non si esprimeva mai, faceva parlare gli altri. In particolare c'era l'avvocato Cabras e l'avvocato Pintor, che erano i più arrabbiati per queste cose che stavano succedendo. 3 mesi aspettò Gerolamo Pizzolo su a Torino, aspettò 3 mesi di farsi ricevere. Il re non lo riceveva mai, aveva sempre qualcosa da fare e non riconosceva assolutamente importante incontrare questi uomini, finché li incontrò, ma 5 minuti, come per dire, arrivederci, grazie, ma come, non ci ascolta? Noi siamo dei sudditi, certo, come tutti i sudditi, non mica tempo per tutte le... andate, io non riconosco gli stamenti sardi. Io non riconosco gli stamenti sardi. Per me non esiste un Parlamento sardo. Non ci sarà un ministro sardo. Ho già mandato 70 borse per delle donne che si sposeranno, 10 borse di studio per ragazzi che vorranno studiare, e qualche premietto qua e là. Penso che vi sia sufficiente. Andate, sciò, via. Gerolamo Pizzolo radunò i suoi amici e disse:
dobbiamo scrivere una lettera ai cagliaritani e dobbiamo dirgli che è giunto il momento. Dobbiamo dire che noi sardi dobbiamo ribellarci. E scrisse una lettera dicendo: l'unico modo per non avere il re è non essere sudditi di un re. Ribelliamoci. Augustus Piemontesus, Cidusus Fulius Assummari, i Tandinaraisi. A questi piemontesi li buttiamo al mare, cosa ne dite? Scrisse la lettera Cabras, Pintor, l'altro Pintor e tutti gli altri, perché c'erano ogni tipo di ceto sociale, ciabattini, sabatterisi, bandidorisi, musicisti, ogni gente. Dice: sì, lo facciamo il 4 di maggio, possa adorare Sant'Efisi. E si misero d'accordo che il giorno del Sadorrade Sant'Efisi, cioè quando tornava Sant'Efisio da Nora, si sarebbero mischiati con tutti i pellegrini e avrebbero fatto una rivoluzione per cacciare via il viceré e tutti quei lecchini che aveva attorno. Ma c'era la spia! La spia era andato dalle spie dei piemontesi e aveva detto: oh, guarda che questi qua devono il 4 di maggio, quando ci sarà Sadorrade Sant'Efisi, vogliono andare contro il viceré. Bravo, hai fatto bene a parlare. Ma la spia, che aveva parlato alle spie, non sapeva che c'era una controspia che spiava la spia che parlava con le spie. Ed andò dal Cabras e disse: oh, avvocato Cabras, dai, sa spia, agli spia, o si scovia un rotto, ha raccontato tutte le cose. Non si fa più a farlo il 4, dobbiamo fregarli. E Cabras dice: allora lo anticipiamo al 1° di maggio, quando Sant'Efisio esce. Così quelli si aspettano che il 4 ne facciamo. Ma la spia aveva sentito anche questa cosa ed era andato dalle spie e aveva detto: oh, guarda qui, stanno spostando tutto. Questa volta però la controspia non aveva sentito. Il 28 di aprile del 1794, era una domenica, mentre l'avvocato Cabras pranzava con gli avvocati Bernardo ed Efisio Pintor, che avevano sposato le sue due figlie, ecco che si sentì bussare alla porta della sua casa. Era il capitano della piazza, Lionel, che aveva un mandato di arresto per l'avvocato Cabras e l'avvocato Pintor. Gli avvocati Pintor erano due, Efisio e Bernardo. Allora, come bussano alla porta, va a aprire la servetta, corre a casa e dice: Lionel vi deve arrestare. Cabras dice: calmi, forse è giusto che sia così, però fai una cosa, Efisio, tanto non ti riconoscono con Bernardo e siete gemelli. Fai una cosa, tu Bernardo ti fai arrestare al posto di Efisio. Efisio va dove c'è tutta sta gambarara e dice quello che sta succedendo, che i piemontesi ci stanno opprimendo e dovete svegliare la città, e la città farà svegliare il territorio, e il territorio farà svegliare tutta l'isola, e questi qua li cacciamo via. Eia, eia, va bene, mi raccomando, Efisio, non fatti prendere dal panico, vai e fuggi. Entra il Lionel, poverino il Lionel, che fu l'unico a morire quel giorno. Entra e arresta Cabras e Bernardo Pintor. Efisio Pintor era anche il poeta, il Pintoreddu, grande poeta satirico, faceva delle poesie straordinarie in cagliaritano. Corre e va a Suzzilleri, al bar, e dice, racconta tutto, dice: andate, dite tutto quanto, che i cagliaritani si svegliano. In quel momento i cagliaritani stavano sonnecchiando per la pennichella pomeridiana, vanno a bussare alle loro porte, gli raccontano che cos'era successo, questi prendono le armi, escono quelle armi famose che erano servite per combattere i francesi, escono fuori da sotto le cantine, da tutti i posti, e i cagliaritani scendono in piazza e cominciano a sparare. E il viceré, che non si aspettava tutto questo, dice: che succede? Che c'è festa? Ce la facciamo noi la festa, bastardo! Ah, così, che cosa succede? Saint-Amour, la Flechère, che succede? I cagliaritani si sono ribellati, hanno preso le armi. E perché? Perché abbiamo arrestato l'avvocato Cabras e l'avvocato Pintor. Efisio Pintor, a cavallo del suo bel cavallo bianco, arrivò fino alla torre dove erano arrestati i due avvocati e cominciò a gridare contro i piemontesi dicendo: fuori i piemontesi dalla nostra terra! Cosa ne dite, cagliaritani? Cosa ne dite? I cagliaritani sparavano in aria. Sì, a fora sos piemontesos! Fora sos piemontesos! Poi si gira verso Michele: tu devi liberare questi uomini che non hanno fatto niente e ti hanno protetto, liberali! E li fece liberare, aveva molta paura, non era un uomo famoso per il suo coraggio, era Monsignor Balbiano, e così fece liberare tutti quanti. E allora andò fino al palazzo Viceregio e disse: ve ne dovete andare tutti, noi ci ribelleremo, ma chi siete? 800 1600 uomini in tutta l'isola, fuori. E se qualcuno di voi si nasconde, noi gli chiediamo Naracigiri. E se loro non sanno dire Cigiri, sono piemontesi. Mi dispiace per Benigni, che nella sua famosa Lezio Magistralis ha detto che Naracigiri lo dicevano i siciliani. Noi diciamo a Benigni di studiare meglio la storia. Se gli piace glielo prestiamo, ma l'abbiamo inventato noi. Ecco, Naracigiri, se c'era qualche piemontese che si camuffava,
si nascondeva, loro dicevano nada cigiri, e lui se non sapeva dire cigiri a mare. E così in pochi giorni li radunarono tutti, li misero nelle navi e gli dissero: via, non vi vogliamo più. E il 9 di maggio del 1794 ci fu lo scommiato. I sardi avevano cacciato via questi imbroglioni.